Era musica nata per le esigenze quotidiane. Il conte Kaiserling soffriva di insonnia e aveva bisogno di una musica che lo aiutasse a passare le lunghe ore di noia. Così sono nate le celeberrime variazioni Goldberg per clavicembalo, che presero il nome dal primo esecutore del ciclo. Queste opere sono state ascoltate per la prima volta da un numero assai limitato di persone, nel caso delle Goldberg, un ascoltatore solo. Che cosa c'entra la musica barocca con la musica contemporanea? Beh, se volete avere un esempio concreto, vi consiglio di andare al link qui sotto e di ascoltare la meravigliosa fuga che Giovanni Dettori ha composto sull'aria di una delle canzoni più famose di Lady Gaga, Bad Romance. Se invece, volete avere il piacere intellettuale di capire quali analogie ci possono essere fra Johann Sebastian Bach, nato ad Eisenach e morto a Lipsia circa 2 secoli prima che nascesse a Minneapolis, Prince, beh, allora vi consiglio di leggere questo libretto, Bach e Prince, Vite parallele di Carlo Boccadoro. Carlo Boccadoro, musicista e compositore contemporaneo, classico, esplora in maniera estremamente onesta e incredibilmente intelligente i parallelismi che ci sono nella vita e nell'opera di questi due grandi musicisti. Partendo da un assunto, i due non sono paragonabili, non si può paragonare un musicista del Settecento con un musicista del 2000, però le analogie sono incredibilmente tante, a partire da quella che è la loro notorietà iniziale, perché sia Bach che Prince all'inizio sono apprezzati non tanto come compositori quanto come strumentisti. Johann Sebastian Bach è un grandissimo organista, addirittura è in grado di improvvisare fughe e canoni su un tema udito per la prima volta dal principe elettore di Sassonia, Federico, che glielo fischietta in un orecchio. Ma è conosciuto appunto principalmente per la sua abilità all'organo come suonatore e come collaudatore di organi. Beh, quanto a Prince, Prince sapeva suonare qualsiasi strumento. Mi ha stupito molto scoprire che in molti dei dischi di Prince tutti gli strumenti sono suonati da Prince, il quale aveva il suo studio di registrazione e registrava il suo assolo alla chitarra, le sue esecuzioni alla pianola, alla batteria, alle percussioni e via dicendo, e poi li montava tutti, alla fine, tutti nel suo studio di Chanassen, vicino a Minneapolis. E qui sta il secondo punto di contatto fra i due musicisti. Chanassen è un sobborgo che è grosso più o meno come Fucecchio. Bach ha passato gran parte della sua vita a Köthen e a Lipsia, 13.000 abitanti. I due non si muovono mai come stabilità, come centro della vita dalla provincia. Quindi è possibile fare grande musica, grande arte, senza mai muoversi dalla provincia. Qualsiasi riferimento alla persona che state vedendo è puramente casuale. Io non faccio grande arte, io scrivo Gialletti. Invece loro, specialmente uno, a mio parere, faceva grande arte e la faceva in maniera quasi artigianale e soprattutto sorprendentemente votata al pubblico. Noi sappiamo che nei concerti rock spesso il pubblico canta, però non mi aspettavo che fosse così palese in Bach l'intento di far cantare il pubblico anche nelle sue cantate. Nelle cantate di Bach ci sono parti difficili che sono affidate agli esecutori professionisti e parti facili che invece devono essere cantate dai fedeli, dalle persone presenti in chiesa, perché la musica unisce, non separa. È per questo che dico che questo libro è un'opera meritoria, perché, come dice lo stesso autore in maniera palese, in un'Italia che è abituata alle fazioni, al dividersi, al meglio questo o al meglio quello, Carlo Boccadoro, prendendo spunto da Verdi, uno di quelli che ha contribuito a unire l'Italia per davvero, dice: Bach e Prince per me paralleli sono. È necessario guardare le cose che li accomunano, non le cose che li dividono. Una sterminata produzione musicale, una assistenza continua della famiglia e degli amici che li aiutavano e con i quali non era facile, vivere.
soprattutto un'esistenza votata alla musica, la musica come linguaggio universale in grado di farsi capire a qualsiasi latitudine del globo, che sia Bach o che sia Prince, il linguaggio della musica è immediatamente comprensibile a chiunque lo ascolti. Un'ultima nota, non priva di speranza e non priva di un certo rimpianto. Circa un secolo fa, due tristi figuri che si chiamavano Croce e Gentile hanno deciso che la musica non doveva più essere insegnata nelle scuole italiane perché era poco virile. Io mi permetto di sperare che si vada verso un insegnamento sempre maggiore della musica nella scuola pubblica, perché la musica insegna un'abilità necessaria, quella ad ascoltare. Non si può fare musica se non si ascoltano gli strumentisti che ci stanno intorno. Non si può vivere in un paese civile senza ascoltare le persone che ci parlano accanto. E mi sembra di vedere che quest'ultima abilità mano a mano stia scemando. E a proposito di ascoltare, se volete sapere come suonerebbe, come avrebbe suonato Lady Gaga Bach, mi raccomando, cliccate qui sotto. Buona lettura e buon ascolto.